24, buonasera. Questa sera siamo in pole position con BTS Design Innovation di Milano, che tratta ovviamente di design industriale. Andiamo a scoprire questa realtà con Marco Rosetti, amministratore delegato. Buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera. Partiamo dalla storia di questa azienda. Come nasce l'idea? Come va avanti? Insomma, quali sono state le tappe principali per arrivare fino ad oggi? Allora, grazie della domanda, come si dice nelle migliori famiglie. Allora, è una storia strana, perché in realtà l'azienda non l'ho ideata io, l'ha ideata un professore dello IED che si chiama Carmelo Di Bartolo, bravissimo, che nel 98... Che salutiamo. Salutiamo, sì, perché è nato tutto ci da tiene, lui. Esatto. Sì, lo saluto. Carmelo, professore dello IED, dicevo, nel 98 fonda Design Innovation, che io... Per vari motivi, incontro nel 2013, in realtà c'è stata una persona che ci ha fatto incontrare quasi appositamente, sa come vanno queste cose, incontro nel 2013, acquisisco la sua azienda, abbiamo anche lavorato per un po' insieme, poi siccome mi chiedeva come si è evoluta, esatto. Si è evoluta che nel 2016 poi abbiamo venduto questa azienda, io e il mio precedente socio, alla BTS, motivo per cui si chiama BTS Design Innovation. Questa è un po' la storia veramente compatta, ma dentro ci sono storie umane, vicende, certo. Difficoltà e anche successi già subito all'inizio, ma insomma non è che si può mettere tutto in due parole, esatto. Però più o meno questi sono stati i punti fondamentali. Ecco, il know-how diciamo anche che è stato un altro dei punti ovviamente fondamentali, siamo arrivati fino ad oggi, e quindi qual è il core business? Mi piace che ci siamo arrivati fino ad oggi, meno male, c'è anche un futuro. Vuol dire che è andato tutto bene, se no non saremmo certo, qui. Certo. Allora, il core business, siamo nel mondo del design industriale, ci tengo a dire di prodotti che soffrono della forza di gravità, cioè prodotti fisici, okay. Cioè facciamo delle cose con gli atomi, no? Detta con i così sembrava chissà cosa. Chissà cosa, perché fa un po' più scena, esatto. Però è per far capire che lavoriamo con la materia, no? Con materiali, con le tecnologie, per fare dei prodotti nuovi, questo è il nostro core business, o migliorare i prodotti esistenti, quindi prodotti che hanno bisogno di essere rinnovati, come si diceva una volta. Noi sappiamo come metterli un po' a posto, mi lasci dire, senza aumentare troppo i costi di produzione, perché poi quello che ci chiedono le aziende è di aumentare i margini, ovviamente. Ovvio. Quindi maggior prezzo, quindi maggior valore percepito, diminuzione dei costi di produzione. Questo ci permette di allargare quella forbice che si chiama margine, si chiamano margini. Ecco, quindi in sostanza qual è il servizio principale che offrite? Allora, noi abbiamo tre servizi principali, che sono: uno, la sperimentazione di nuovi prodotti, e diciamo quello che le accennavo di migliorare le funzioni esistenti, quindi di prodotti esistenti. La seconda, che è nata durante il Covid, di fare matching, come va di moda adesso dire, ma mettere insieme, io lo chiamo procuratore di calcio, andiamo a cercare tecnologie nel mondo e materiali per le nostre aziende corporate che hanno bisogno di qualche specifica tecnologia che ci chiedono. Il terzo è la consulenza sui processi di innovazione. E vabbè, poi ne abbiamo aggiunto un'altra ultimamente, che è di creare delle piattaforme. Tipicamente i nostri clienti sono direttori R&D e direttori marketing, hanno bisogno di gestire dei processi all'interno dell'azienda, come scegliere le tecnologie, come combinarle con i materiali, quali materiali scegliere, che con i software è un po' meglio che andare a mano o con i pezzi di carta. Quindi la quarta, diciamo, la quarta via di servizio è piattaforme digitali per l'R&D, me la diciamo così. Ecco, qual è la vostra clientela di riferimento? Allora, come ruoli direttori marketing, direttori R&D, e poi devo dire negli ultimi due anni abbiamo capito che il nostro proprio cliente perfetto, mondo lusso, nicchia, perché hanno la potenzialità di sperimentare e, mi lasci dire, di perdere anche quello che spendono, perché è un gioco d'azzardo. Ecco, diciamo che poi prodotti di un certo tipo, magari proprio in quei prodotti è difficile trovare delle cose da migliorare, quindi insomma voi siete molto bravi in questo. Allora, ha proprio centrato la difficoltà quotidiana nostra, no? Perché comunque, se parla di innovazione, io la chiamo buzzword, è una parola, certo, che non vuol dire nulla. In realtà il nostro mestiere è cercare di stimolare i nostri clienti, noi lo chiamiamo buco nella roccia, di trovare un buco nella roccia, l'acqua ci si infila, no? Perché c'è la forza di gravità. Se c'è un buco nel mercato, per la legge dell'economia, un'azienda ci va, bravissimo. Cioè. E quindi i nostri clienti hanno sempre bisogno di capire come fare un miglioramento sull'esistente, oppure come trovare una nuova offerta da proporre ai propri clienti. Creando un prodotto nella gamma che non sia distante dall'heritage, cioè da quello che fanno, perché
uno che fa borse, non è che può improvvisamente fare pneumatici. Però ci sono delle cose che accomunano queste due cose, ma loro non lo sanno e noi sì. Bene, direi che è un mondo tutto da scoprire. Sì, anche per noi. Esatto, immagino, ovviamente. Il mercato, il vostro mercato è principalmente nazionale, so che avete in progetto anche di ampliarvi. E in quali zone lavorate? Intanto lei sa più cose di me. Ah sì, ma allora sono preparata, va bene. È molto preparata, brava, complimenti, perché è difficile, non vendiamo arance, senza nulla togliere a chi vende le arance, ma è un po' complesso. Diciamo che ovviamente essendo in Italia, a Milano, dove le dico, viaggio molto, ancora Milano Design fa molto presa all'estero e questo un pochino lo sfruttiamo. E proprio quest'anno abbiamo iniziato ad avere clienti all'estero, in Europa e anche in Medio Oriente e nel Far East, perché sono proprio affamati di avere novità sui prodotti con l'allure europeo. In Asia vogliono questo. Però io dico sempre, ragazzi, lo shampoo prima guardiamo se c'è nel supermercato sotto casa, quindi andiamo in casa, c'è ancora tanto da fare, c'è tanto mercato, ci sono le PMI che si stanno alzando di livello, quindi stanno iniziando a esplorare il mondo dell'innovazione, quindi del rischio, più di quanto potevano fare prima. In realtà il mondo sta andando meglio, secondo me, non sta andando peggio. Bene, direi che sono parole confortanti, dette in questo periodo soprattutto, esatto. Quali sono i punti di forza di questa realtà e insomma quali sono le caratteristiche principali che comunque vi rendono unici? Guarda, insieme al team ci riflettiamo parecchio perché io non credo tanto all'imprenditore che sa esattamente cosa bisogna fare, non è vero, nessuno ha la sfera di cristallo. Quindi noi ogni 2-3 mesi ci fermiamo e cerchiamo di capire se stiamo facendo quello che serve prima di tutto. Abbiamo capito dai clienti, quindi non ce lo diciamo da soli, io lo chiedo, ma perché venite da noi? Perché ci date aria fresca? Cioè aprite le finestre delle nostre aziende, che vuol dire? Vedete tanti settori, tante industrie diverse e riuscite a portare quello che imparate da altri settori diverso dal nostro, se parliamo di lusso, della fashion, e riuscite a mettere i principi sottostanti di quelle soluzioni nei nostri prodotti. E questo ci salva. È un po' l'erba del vicino, no? Il gioco è quello, no? Siccome sappiamo un po' più di cose perché vediamo di più. Il trade-off negativo di questo è che rischiamo anche noi di perderci a volte, no? Non riusciamo ad andare magari verticali perché devi decidere se stare specializzato o generalista. È una contraddizione, un trade-off difficile da risolvere. Quindi su dove siamo forti, in questo momento le direi siamo bravi a capire il buco nella roccia che le dicevo prima e a usare altre tecnologie che vediamo in altri settori per il cliente che sta in un settore diverso da dove viene la tecnologia. Quindi, insomma, capite le potenzialità dei vari settori, cercate di unirle. E qual è la salsa perfetta di questo lavoro? Un mio vecchio professore diceva le 3C, ma in TV non si possono dire. Non si possono dire. Comunque le due C delle tre erano conoscenze e cervello, la terza non si può dire. Però diciamo che studiamo tanto per combinare tecnologie e materiali in modo nuovo, che poi, lo dico, la mia personale definizione di innovazione è combinare almeno due conoscenze note all'essere umano in modo nuovo, con un intento di business, cioè qualcuno deve poterle comprare, cioè, altrimenti facciamo gli artisti che lasciano lì l'opera e magari qualcuno passa, nell'industria non ce lo si può permettere, a Natale bisogna avere il giocattolo sullo scaffale. Ma tirando invece un po' le somme, arrivati insomma ad oggi, com'è andato l'ultimo anno? Ah, allora, questa domanda mi fa piacere come la prima, perché l'anno è andato molto bene, ma nelle aspettative, sapevamo che sarebbe andato bene. E le dico, siamo registrati, penso che potrete disconfermare questa cosa il prossimo anno, l'anno prossimo andrà ancora meglio. Perché le dico questo? Tutti gli anni siamo andati bene, a parte il Covid, che le aziende manifatturiere erano chiuse. Certo. Ma ci siamo difesi, abbiamo inventato altri modi. Ogni anno applichiamo dei metodi, sia per la business, per la vendita, sia nell'operation. Siamo molto disciplinati, cioè siamo creativi e disciplinati. Ho voluto mettere un po' di disciplina. Io non sono un ingegnere, non sono un designer, vengo dal mondo della formazione e nell'altro business bisogna essere molto disciplinati perché la competizione è tremenda. E questo ha portato a una meccanica della crescita. Non siamo un'azienda che scala come quelle digitali, cresciamo poco alla volta, però cresciamo e le nostre persone crescono e sono contente.
Allora, in realtà questa è molto ambiziosa, lo si capisce un po' da insomma, tutto quello che abbiamo detto. Quindi per il futuro che cosa avete in mente? Allora, per il futuro cosa abbiamo in mente? Intanto di poter allargarci a livello internazionale, vuol dire magari avere qualche sede in giro per il mondo. Ma quello dove? Che... avete in mente? Sì, potrebbe essere Middle East, Dubai, Singapore... In Europa non serviamo, basta stare a Milano che è in Europa, va quindi bene. Sì, è sufficiente. L'America è già troppo competitiva, mentre quel mondo là ancora c'ha spazio. È un po' spazio da prendere. Sì, quello a noi interessano, come BTS, interessano molto la crescita, interessa molto la crescita delle persone. Vogliamo che le nostre persone abbiano più spazi per crescere, per realizzarsi all'interno del nostro contesto. Perché è un business fatto da persone alla fine, sono cervelli. Se non li trattiamo bene, non vengono fuori prodotti buoni. E quindi trattiamoli bene. Trattiamoli benissimo, le persone vanno trattate bene. E chiudiamo con quella che è insomma la vostra filosofia e la vostra vision. Sì, allora, non so, adesso proviamo a metterle insieme. Sì. La vision è... una parolaccia prima di tutto, però diciamo così, la vision serve... La bagniamo allora. Sì, no, per carità, sono mie fisime, ma è giusto averla, perché le persone si devono aggregare intorno a un credo, no? A una storia. Un imprenditore che conosco ha dato una definizione di imprenditore bellissima, che è l'imprenditore è colui che promette il probabile, per me è fantastica. Allora... La storia che raccontiamo all'interno del gruppo e ci raccontiamo tra di noi è che noi aiutiamo le aziende a ridurre il rischio di fallire quando fanno innovazione di prodotto. Perché nella nostra visione l'innovazione è un gioco d'azzardo, è come andare al casino dove non si sa bene quale gioco fare, però si sa quanto puntare, dove puntare e come puntare. Non si sa se c'è la pallina, non si sa se è la roulette o il blackjack, però è un'analogia che serve, che aiuta, quindi ci vuole tanto orientamento al rischio e capitale, perché il lusso perché? Perché possono spendere, okay? Certo. Quindi la visione è de-risking, diminuire il rischio per le aziende di fallire, che è molto facile quando si fa un prodotto nuovo. Bene, allora la nostra intervista si conclude qui, è stato un vero piacere, grazie a Marco Rosetti, amministratore delegato di BTS Design Innovation di Milano, grazie. Ringrazio. Qui mi raccomando, rimanete con noi perché abbiamo ancora tantissime imprese da scoprire insieme qui a Pole Position. Restate con noi.